Il carbone. Poi i dolci. Grazie, amore mio. E l'ho letto, prosegui. Questo è sempre tuo? Sì. Cos'è scritto? H. Christian. Ronaldo. Cacca Ronaldo e Juve. Ah, cacca, questo è Juve. Ronaldo. Bravo. Cacca Juve. Questo è sempre tuo. E qua è scritto Maradona. Questo è sempre tuo? Sì, è un altro del Napoli. Ma quanti regali mi hai fatto? Un sacco. Sei molto bravo. Oddio, guarda qua. Ma qua ce ne sono un sacco. Bellissimo. E questo? Questo è il campo del Napoli. Lo stadio? Sì. Hai fatto lo stadio? Sì. Bello. Quanti disegni hai fatto, mamma? Oh. Questo l'ho fatto all'asilo. Papà, Noemi, mamma, Alessia. E Cristian? Dove? Ah, questa qua era Noemi. Questa magra qua. Ma la dovevi fare più cicci. Una volta era così. Ok, va bene? Segui il percorso ancora, c'è un biglietto. Che c'è scritto qua? Scarta la carta sul tavolo al posto di mamma. Al posto di mamma, perché al posto mio? E qua non ci sta niente. E guarda qua. Ah, questa qua. Questa l'ha fatto mia mamma. Hai ancora capito? Tu tutti questo. Questo è uno che l'abbiamo fatto tutti. Questo l'abbiamo fatto tutti insieme. Bello. Non ci stava. Te lo metti? Il pantalone te lo metti? Solo un po' il colore non mi piace. Certo. Perché lo sai perché? Perché lui è solo di blu. Te ne avrei una bella tuta del Napoli. E anche il nero poi. Bravo, hai capito? Ok. Perché anche del Napoli. Grazie, amore mio. Buongiorno amiche, tutto bene? Benvenuti in un nuovo vlog. Sono appena tornata a casa perché oggi c'è stato l'open day, l'open class dell'asilo. Insomma, sono andati a vedere l'elementare e anche noi genitori dovevamo andare. È stato bellissimo perché ho rivisto tutte le maestre delle bimbe. È stato veramente bello dopo tutti questi anni, non sono tantissimi, ecco, un paio d'anni da Noemi, però ecco, diciamo, dopo la pandemia, far riunire tutti i bambini in questo modo è stato veramente bello. Poi rivedere le maestre, insomma, bello. Stamattina ho cambiato i letti, ho spolverato, lavatrice, asciugatrice, top ragazzi, sono due giorni che le sto provando e veramente mi sto trovando benissimo, vi posso dire subito. Poi magari ne parleremo in un altro video, ma così
su due pesi su una sulla bilancia, diciamo, mettendo due pesi sulle bilance, tra la vecchia che avevo, cioè la Candy, e questa qua che è dell'Electrolux, queste ragazzi siamo in un altro pianeta proprio, cioè non c'è proprio paragone. Quella già dall'inizio, abituata con l'asciugatrice di mia mamma che aveva la Miele, poi adesso vabbè l'ha cambiata, ma dopo 20 anni, cioè io ero abituata a un'asciugatura molto più bella, e quella là, la vecchia, non mi soddisfa, non mi dava soddisfazioni come, ecco, questa qua già ho notato subito che è tutto un altro pianeta. Quindi questa qui è ultra straconsigliata, ovviamente così su due piedi, ovviamente andando avanti, utilizzandola più volte, vedremo poi avanti nell'utilizzo come vanno, insomma. Però per il momento ho avuto una bella sensazione, una bella esperienza fino adesso. Tutto bene voi? Tutto ok noi? Sì, tutti i bambini regolari a scuola. Sono andata al Conad, voi direte, ma tu fai sempre svuota la spesa. Non è che faccio svuota la spesa, che voi vedete i video così, ma non è che li giro tutti insieme, ecco. Sono andata perché ho visto che è uscito un nuovo volantino nuovo. Il nuovo volantino nuovo, brava. Il volantino nuovo, c'era la candeggina, cioè non potevo non andarla a prendere prima che finiva. Infatti, guardate, due di questi qua giganti a 4,95 €, quindi ho detto no, ci vai e la prendi, perché faccio la fine dell'altra volta che sono rimasta senza candeggina e quindi non mi andava. E niente, poi vabbè, già che c'erano sempre in offerta il pulivetri, tutta la linea Cif. Questa qui non ricordo di averla già presa, forse sì, non mi ricordo se è valida come magari il Quasar, però mi serviva perché lo sto terminando e quindi l'ho presa. E sempre perché era in offerta, ho preso a 2,95 €, forse in offerta non proprio, però è 46 lavaggi, vabbè. Ho preso il Vernella morbidente, poi vabbè il paio, mi fa male il braccio. Le rosette, poi ho preso anche le fettuccine per domenica, ricce, due pacchi a 1 euro venivano, un pacco a 1 euro, però ne ho presi due. E poi ho preso di nuovo le arance per le spremute, perché ieri le abbiamo utilizzate tutte, quelle che ho comprato, quindi le ho riprese. Poi mi sono presa, mi fa male il braccio, vabbè, qua c'è la seconda confezione appunto di fettuccine. Ho preso perché mi andavano, a me piacciono gli yogurt, salto le parole, vabbè, però vado a periodi, cioè, non è un periodo che, ci sono stata quasi un anno che non mangiavo yogurt, e quindi c'erano anche in offerta, quindi li ho guardati, mi attiravano, mi ispiravano, diciamo così, ho detto ma dai, prendiamoli a colazione o merenda, anziché mangiare schifezze, prendiamoli tre confezioni, e queste qua, ho preso anche l'altra, eccolo qua, ho preso questi Activia a noci, a me piacciono gli Activia, in generale gli yogurt senza pezzi di frutta, proprio non li sopporto, anche la marmellata, a me non piacciono i pezzi di frutta, mi danno fastidio. Questi qui, infatti, gli Activia, mi piacciono questi qui, alle noci, fibre, avena e noci, li adoro, e poi anche quelli al caffè, questi sono i miei preferiti, e poi vabbè i Müller, questi qui, che ve lo dica fa, sono buonissimi. E niente, erano in offerta e li ho presi. C'è mio marito sotto, ci sta il furgone. Ma che è? Due furgoni. Boh, mi è andata la saliva storta. Comunque, oggi pranzetto veloce, già l'avevo preparato perché pensavo di far più tardi, allora mi sono messa già la pentola dell'acqua e qui ho il ragù di domenica che avevo lasciato in frigorifero nei casi come oggi che non avrei avuto tempo di fare niente, ecco, quindi oggi questo. E poi vicino ho l'insalata già lavata, e che ci sta qua. Ieri sera ho fatto la zucca nel forno, e quindi ho anche questa qui da scaldare per secondo, e quindi questo. Oggi è il compleanno di mio marito, stamattina avete visto Cristian, i bambini fanno sempre così, o il mio compleanno, qualche avvenimento importante, ci fanno sempre la sorpresina, il percorso, poi magari ci fanno una volta a trovare la colazione bella pronta, oppure vabbè tante cosine così, no? E stamattina è toccata a mio marito, gli abbiamo fatto questa sorpresina. E niente, stasera andremo a festeggiare al ristorante pizza, perché ragazze io l'avrei fatto tranquillamente qui a casa, però mio marito dice ma siamo in troppi, lasciamo stare a casa, anche perché poi domani c'è scuola, è un casino, la voglio pulire, allora andiamoci a mangiare una pizza tutti, anche perché siamo parecchi, più di 20,
20, sì, ci stiamo pure, però c'è un casino, quindi almeno sto più tranquilla anche io. E niente, quindi questa, la torta l'abbiamo riservata e la devo andare a ritirare nel pomeriggio. E solito, quindi questo è tutto. Niente, io adesso vado di là, anzi andiamo di là, andiamo insieme, così intanto chiacchieriamo un po'. E, che vi volevo dire? Ah, devo andare dietro perché stamattina ho messo su la lavatrice, poi sono uscita, avevo anche l'asciugatrice attaccata, che questo erano finito tutte e due, infatti. Vedete? Qua c'è, vediamo se sono asciugati. Sì, è la perfezione, ragazzi, in 2 ore. Io ho messo il programma misti, perché appunto sono misti, c'è un po' di tutto. Ma ho messo quelli là più spessi, tipo jeans, cose molto spesse. E ragazzi, si sono asciugate perfettamente, quindi top. Qui ho delle cose, devo un attimo organizzare, perché qui intanto ho messo anche su la lavatrice degli asciugamani. E quindi adesso metterò in asciugatrice questi. Comunque veramente mi sto trovando benissimo così, su 2 piedi in un paio di giorni. Soddisfazioni enormi. Quindi metto giù perché non so come fare. Tiro fuori i panni dell'asciugatrice, li piego, li posto direttamente e poi metto anche questi. Quindi noi ci vediamo dopo. Comunque ho appoggiato qua i panni, adesso li piego. Questo qui è il regalino che abbiamo fatto a mio marito, una tuta, voleva una tuta della Nike e gli abbiamo preso la tuta della Nike. È carina, veramente mi è piaciuta tanto. L'unica cosa è il pantalone, perché sul sito non me ne sono accorta, perché mi sembrava veramente lo stesso tessuto, adesso penso sia cotone, non so che tessuto sia. Il pantalone sembrava lo stesso, no? Abbinato appunto alla maglia, alla felpa, invece no, è questo tessuto un po' antipatico. Che, sì, ai ragazzi può anche andare bene, a mio marito non lo so, però è carina. Se no, per fortuna ho tenuto la busta del reso, se no facciamo il reso, si prende qualcos'altro. Mo, lo proviamo, so, oggi lo proverà con calma perché stamattina l'ha aperto giusto prima di andare a lavoro e quindi non ha avuto tempo. Poi dopo vediamo con calma e vedremo cosa fare. Niente, adesso io vado di là. Apparecchio, poi mi sistemo tutti i panni dietro e basta. Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a Goguzza, tanti auguri a Goguzza. Bravo! Thank you.